Montanari Moreno, presidente di COES Italia, la Federazione Nazionale Conducenti Emergenza Sanitaria, un'associazione che è riconosciuta da sindacati nazionali e istituzioni nazionali quale portavoce della categoria degli autisti soccorritori professionisti. E come obiettivo abbiamo, da quasi ormai 20 anni, il riconoscimento del profilo professionale dell'autista soccorritore. Auspichiamo quindi che, visti anche gli ultimi sviluppi, gli ultimi incontri, i confronti, i colloqui che abbiamo avuto con le varie associazioni, enti e politici, quant'altro, di arrivare presto a un accordo che soddisfi tutte le categorie. Abbiamo sedi in 17 regioni. E al momento ci sono contatti con colleghi delle ultime tre regioni mancanti, che sono la Liguria e la Calabria. Quindi l'associazione COES regionale ancora non è presente, o comunque non abbiamo trovato la volontà di farla nascere. Contatti ce ne sono stati, però per il momento siamo fermi. Non ultima, quindi, l'ultima regione che ho elencato è il Piemonte, storica regione del Paese Italia del 1997, e siamo riusciti tramite un contatto interno a riattivare, e quindi prossima apertura sarà il Paese Piemonte. Dicevo, quindi siamo presenti in 17 regioni, ma conosciamo le realtà di tutte e 107 le province italiane che fanno riferimento alle rispettive centrali 118-112. Ascoltiamo ogni anno al direttivo nazionale le proteste, i disagi, il disservizio, la scarsa formazione, anche la scarsa tutela di tutto il comparto tecnico a cui fanno parte gli autisti soccorritori. La soluzione per sanare tutto è sempre solo il profilo, non ci sono altre strade, non c'è un altro contratto. Il profilo professionale dell'autista soccorritore, un'unica formazione, un'unica abilitazione, un percorso formativo che rilasci una certificazione di autista soccorritore valida su tutto il territorio nazionale. La veniamo noi. La realtà di oggi è questa, e COES Italia come si muove, che cosa propone per tutti i suoi associati? Iscrivendosi all'associazione, ognuno di noi si fa portavoce della propria realtà, condivide con altri strategie, soluzioni, consigli e ascolta leggi e decreti che a volte sono sconosciuti. A questo serve l'associazione, per fare riunioni, incontrarsi, confrontarsi da una regione al nazionale. Se sei un autista di ambulanza di professione, e questo è del tuo lavoro, possiamo offrirti anche una polizza tutela della patente che ti mette al riparo in caso di sospensione o di rimborso in caso di recupero pubblico. È una tutela legale, inoltre, e ha, in caso di sospensione, una diaria giornaliera fino a un massimo di 6 mesi. Altro satellite del COES Italia è il COES Formazione, è di quello oggi in cui siamo qui ad ascoltare i 5 relatori. La formazione è un altro obiettivo, come vi dicevo prima. Ci sono 20 regioni in Italia, ma in tema di sanità ogni regione è autonoma. E siamo consapevoli che ognuna ha una formazione diversa dall'altra, come se ci fosse una gara al ribasso, però. Sempre parlando del settore tecnico di soccorritore. Proprio per questo il COES Italia sta investendo risorse e tempo per donare ai propri associati o a chi ascolta il COES Italia eventi come quello di oggi a Reale di Montichiari, ma non è l'unico. L'abbiamo fatto all'Expo Sanità di Bologna, e abbiamo fatto convegni anche in Puglia, convegni in Umbria, in tutte quelle regioni che essenzialmente possono organizzare
un convegno informativo, formativo, ma non soltanto che Marzio non andasse in meglio. Per non parlare poi del corso Guida Sicura, è un altro punto di diamante che ha il Corso Italia. È uno dei pacchetti formativi che il Corso di Formazione ha a disposizione. Noi insegniamo ovunque voi ci fate richiesta. L'importante è questo, richiedeteci, parlateci. Visitate il sito www.corsitalia.eu. Se avete informazioni, se avete proposte, se avete consigli anche per i prossimi eventi che facciamo più non ti chiari, di che cosa avete necessità di sentire ascoltare. info@corsitalia.eu. Chiedete e vedrete che qualcuno risponde. Va bene, dal momento che ho finito, adesso...